eccoci qua con un nuovo video. Sono qua con Dario perché finalmente abbiamo deciso di fare un video insieme che è Hi Mai, cioè praticamente un video di domande. Voi ci avete fatto delle domande e noi non rispondiamo. No, sì che rispondiamo. E su Instagram sotto la foto, adesso sto andando a ripescarle. Mi raccomando, seguitemi su Instagram Carita Dolce e Carita Shop. C'ho due profili Instagram, uno dedicato al negozio. E adesso ci hanno fatto delle domande, amore, io ieri le leggevo e vi giuro stavo morendo, erano troppo belle, quindi non vedo l'ora che tu risponda a queste domande. Raga, lasciate un like se vi piacciono i video con Dario, perché ho in mente altri video e che tanti anche mi avete richiesto, veramente ci divertiremo un mondo. Allora, hai mai bevuto troppo fino a sentirti male? Sì! No! Sostegno, non vivo. Io sì, ovviamente adesso a ogni domanda io risponderò sì e lui no, già lo so, io cattiva ragazza, lui bravo ragazzo. Hai mai visto una partita di calcio allo stadio? Sì! Sì. Ovviamente, bellissimo, è molto Napoli bello. Napoli 2! Poi lo stadio amore, ma anche io, ma è la stessa partita! Io infatti ho visto una carletina. No, vabbè, incredibile, ti giuro, Napoli l'ho vista pure io. No, vabbè, incredibile, vabbè. Ma mi ha pensato che lui o lei ti tradisse? Sì, sì, perché cioè tu hai mai pensato che io ti tradissi o mi hai pensato che tu mi tradissi? Sì e no. Io no. Perché? Sì. Scherzate, sì e no, no. Allora no. Io no. Perché lui è bravo, se non muore. Hai mai spiato il WhatsApp di Dario? Tu no. Ah, è solo per me. E tu di Carlita, tu dai anche tu. No, amore, per tutte e due, dai, rispondi. Sì, non l'hai mai spiato tu? Vedi, no, perché? Perché non c'è bisogno di spiare. Io sì, io voglio spiare. Ci sarà spiare. Ah, mi ha pensato di mettere su famiglia, spero che leggerai il mio commento, ti voglio bene. Mi potete salutare? Ciao Chiara! Ciao Chiara! Un bacio grande, ovviamente grazie a tutti, un bacio Chiara, a tutte. Come a tutte quelle che ci hanno scritto le domande. Quindi mi ha pensato di mettere su famiglia? Sì! Anche tu. Siamo due folli. Enzi, ciao Enzi! Ciao Enzi! Le domande di Enzi sono sempre bastarde, vai, infatti. Vai. Hai mai, per Dario, hai mai baciato un uomo? Hai mai mangiato un pacco intero di merendine? Allora, non ho mai baciato un uomo, ma ho mangiato più di un pacco di merendine. Più di un pacco di merendine intero? Grande! Non facciamo i nomi delle marche, Flau? No, amore, smettila! Pensato di avere un figlio, se sì, quando? Dai, amore, deve essere rapido! E pure tu? Sì, quando? Ma dopo, quando? Stanotte? Quando? Poi, per Carlita, questa è sempre la Nancy bastarda, mia sorella. Sì, Nancy. Andate tutti a vedere il video di Nancy e commentatela nei commenti bastarda. Hai mai partecipato ad un'orgia? Hai mai avuto problemi con la legge? No, vabbè. Sì. Amore, non... Amore, ci sono cose di me che non sai. Quante cose che non sai di me. Hai fatto una scenata di gelosia? Io no, vero? Tu sì, lui sempre ogni giorno. Che geloso, vero? Di chi sei geloso? Di voi. Di tutti. Sei bellissima. Hai mai fatto la cacca insieme a Dario? No, perché no. Puzza. Perché mai dovevi fare la cacca insieme a Dario? A parte che andavo un gabinetto, quindi dovevo farla insieme, cioè bevo due water. Due water, una testa. Però forse sì, tu io sopra e tu sotto, sì, sì, contemporaneamente sì. Sì. Ma questa è bellissima ed è proprio perfetta per me. Hai mai fatto la pipì in un bosco? Hai mai pensato alla famiglia con Carlita? Salutatemi, mi chiamo Michela. Ciao, ciao Michela, un bacio grande. Hai mai fatto la pipì in un bosco? Sì. Sì. Ragazzi, io faccio la pipì ovunque, anche nei boschi, soprattutto perché i boschi proprio mi stimolano. Ma che non la fa? Mi vado a infrattare e faccio sempre la pipì. Sì, la vado in bosco proprio per fare la pipì. Scherzo. Hai mai pensato ad una famiglia con Carlita? Sì. Sì. E devi rispondere anche tu? Sì. Hai fatto qualcosa di sbagliato nella tua vita per poi pentirtene? Beh, sì, è lui perché è l'uomo perfetto, non sbaglia mai. Io sì, tu no, mai. No, tu non sbagli mai. Sei l'uomo perfetto, vabbè. Hai mai pensato di avere un bambino con Dario? Rispondere io. Tu con Carlita e con Dario.
Sì! Che bello! Bello cosa? Avevo un figlio con Carlita. Ma che ne sai? Carlitino. Pensa se viene come me, qua! Esce con la videocamera, già appena esce con la videocamera e cellulare. E cellulare. Telecamera e cellulare, ma non sai come fare. Hai mai scorreggiato insieme a Dario? Secondo me no. Ma ci arriverete, è normale dopo tanti anni insieme, no? Vabbè, ma io spero di no. No, per un motivo semplice, perché io non scorreggio. Per il momento non scorreggio ancora. Per la cosa fondamentale. Poi scorreggia, scorreggia. Ma no, che schifo, mi giuro, no. Secondo me scorreggio. No. Ha mai pensato di lasciare Dario per tornare con Max? Allora, questa è sulla domanda, mica mia. Vabbè, rispondi tu, per tornare con la tua ex. Ha mai pensato di lasciare per tornare con la tua ex? No, scherzo. Hai detto sì, ragazze. Scherzo, no, ma scherzo. Non si può, non riesco pure. Ma scemo. Impazzito. A me fatto del male a Pupi non di proposito? Sì, ho la mia cucciolina. A volte è capitato che tipo per sbaglio le da un calcio oppure. Vabbè, più sì. Allora, a volte si mette davanti ai piedi, allora perché lei cammina con la testa. Morirei, mamma mia. No, perché lei sta sempre vicino ai piedi, quindi è una cosa terribile. Vabbè, comunque non si è mai fatta male gravemente, insomma. Hai mai pensato seriamente di trasferirti a Roma? No. Sì, tu lo vuoi. Io sì, a volte sì, no, per andare dalla mia sorella. Allora, perché c'è la sorella, allora perciò c'è da spiegare come perché ci piace Roma. No, no, no. O viene le qua, o abbiamo noi là. Due sono le cose. Viene qua. Hai picchiato qualcuno? No. Sì, voi non lo sapete, ma io sono molto perfida e cattiva e picchio le persone. No, scherzo, ovviamente, no. Però, no, picchiato no, però uno schiaffo sì. Capita, no? Uno schiaffetto non è picchiare, insomma. Sono contro la violenza, noi siamo contro la violenza. Contro la violenza. Violenza. Contro la violenza. Vai con la polenta! Siamo contro la violenza, pace e amore a tutti. Ragazzi, qui abbiamo la polenta. E non fate bulli, mi raccomando. Siamo contro la polenta. Hai mai fatto qualche scherzo a Dario mentre stava dormendo? Sì, è la mia passione, raga. Sì. Una volta che dormiva in spiaggia, lo scorpasso di crema abbronzante. Nancy, colpevole anche Nancy, ci sei anche tu. Adesso. Poi quando dorme gli faccio tutte foto e le mando a tutti i miei amici e ridiamo. Hai fatto, questa è cattiva, hai mai fatto l'amore pensando ad un altro? No, ragazzi, come si fa? Sì, a volte qualche personaggio famoso, ma così freddi. No, scherzo, ovviamente. Cioè, una cosa che non. Cioè, non puoi sì, non penso che. Però so, ci stanno persone che lo fanno. No, dai, cioè, no. Bruttissimo. Come fai a. Insomma, poi a fate... pensare a un'altra persona? Cioè, è un momento così d'amore. Intimo, che, personale. Non si può, dai. Amoroso. No, 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 no. Mi hai pensato di chiudere il tuo canale YouTube? No, seriamente no, nel senso che tu sì, ma tu c'è un altro. Chiudeteci il canale. No, nel senso che seriamente no, cioè a volte mi è venuta l'idea di dire, cioè per alcune cose, ma do che palle, vorrei essere una persona sconosciuta al mondo, anche se comunque sono sconosciuta comunque, non è che sei. Però nel senso proprio di. Vabbè, ciao, con Dario non si possono fare video serie. Hai conosciuto l'ex di Carlita e l'ex di Dario? No. No, vuoi conoscere i miei ex? I tuoi ex? Ma quanti ce l'ha? Parecchie. Ragazzi, questa qua... Il mio ex, quello prima di te, lo vuoi conoscere? No. Beh, no, cioè l'ho conosciuta nel senso che me ne ha parlato. Secondo me è bene di quando, adesso sì, discorso serio, quando una coppia sta insieme, secondo me, bisogna... a me fa piacere che lui si mi parla delle sue ex, oppure che comunque vedo le foto, perché comunque una parte di lui, no, è sapere lui quello che ha amato e... Comunque la sua vita mi fa piacere. Oh, ragazzi, se si incontrano per strada, non mi caro rifalù. Ah, no, è normale. Pace amore. Pace amore. Questo è piccante, amore. Piccante. Amore, copi delle orecchie. Hai mai fatto sesso in un luogo pubblico? Hai mai fatto una figura, una brutta figura in ambito sessuale? Sesso in un luogo pubblico. Quali sono i tuoi? Vabbè, sì, vai in mezzo alla strada. Allora sì, chiunque scusa. Sì, poi allora, la domanda imbarazzante. Mi hai fatto una brutta figura in ambito sessuale? Quando mangia troppo. Quando mangia troppe chiacchiere. Che non capita, dai, una volta. Ma non è vero, no, non è vero. Ma non è vero,
scherzando. No, non è vero, dai, non le fare brutte figure. È un vero uomo, è un macho man, ragazze. Hai mai cucinato qualcosa di last per poi sfondarti di schifezze subito dopo perché avevi ancora fame? No. Devo dire, tu sì, sì, cioè nel senso che viene a casa mia, mangia light, proprio a casa sua e si mangia le schifezze. No, devo dire no, perché per semplice motivo che se io decido di mangiare bene, mi piace quello che cucino. Ragazzi, comunque, non è che mi mangio la roba scaldata, comunque mi piace quello che mangio, sapete, dal mio secondo canale di ricette, faccio tutte cose comunque carine e buone, quindi non ho voglia dopo di sgarrare. Sgarro magari il giorno dopo, dopo 2 o 3 giorni, però anche quella sera stessa no, perché mi soddisfa. Anche io mangio bene perché mangio lasagne, polpette, gnocchi, orecchie, salsicce. Ragazzi, mangiate! Smettila! Hai mai pensato di aver sbagliato ad intraprendere la tua carriera su YouTube? Questa è proprio complicata. Se non avessi fatto fortuna con il tuo canale, cosa ti sarebbe piaciuto fare a parte il lavoro che facevi prima? A salumero! A brutto vedo! Non ho pensato, proprio, cioè, perché comunque il mio lavoro non è su YouTube, sono tante cose, se mi seguite lo sapete, quindi anche il negozio, tutto quello che sto creando e che creerò nel mio futuro, veramente YouTube è solo una piccola parte, quindi tutto quello che sto facendo è la completa realizzazione di me stessa e quindi è una cosa che mi si addice completamente. Quindi ho studiato come tecnico di laboratorio, mi sono laureata, quindi sicuramente fare la biologa, comunque lavorare nella ricerca, qualcosa di molto molto intuitivo, entusiasmante e comunque vivo, che per sentirmi realizzata. Dai, momento serietà finito, torniamo alle cazzate. Hai pianto guardando un film? A fiumi, sì. Aggiungo. Io sì, però cioè qualche lacrima c'è solo per determinati film. Dario è un piagnone, piange sempre. Cioè ogni volta che vediamo un film mi giro, il fiume di lacrime, amore. Sei troppo coccolone, ma perché sei così? Sei coccolone? Io pianto ad esempio quando ho visto Le pagine della nostra vita, perché è un film secondo me bellissimo, Titanic, questi film qua. Titanic, infatti l'acqua ce l'ha messa lei. Ho allagato io. Ho allagato il Titanic. Va bene. Ho fatto l'amore alla prima uscita? Come no? Come no? No. E allora... E io dico sì, tu dici no, perché no? Scusa. Alla 9:30. Sono cose intime. Ma dai, basta. Ah. No, vabbè, questa è una cosa troppo complicata. Questa cosa di YouTube, casomai faccio un video sì. A parte, perché quali sono i lati negativi del lavoro su YouTube, tutte queste cose faccio un video a parte. Ah, mi hai pensato in un momento buio di scappare e andare via di casa senza che nessuno avesse tue notizie? Sì, soprattutto quando ero più piccola, devo dire la verità, quando ero più piccola scappavo ogni giorno di casa, vi giuro, e non io fatelo, no. Non fatelo a fatelo casa, che... e proprio questa cosa di cambiare vita e ricominciare, piaceva troppo, adesso penso che non potrei farlo perché mi riconoscerebbero ovunque, amore, sì. Sei d'accordo? Sì. Anche ma infatti in non America. Si fa, perché, no vabbè scherzo, comunque non fatelo, se volete fare, se voglio cambiare vita, dito ai vostri genitori, io cambio vita. Ho fatto l'amore a 14 anni? No, poiché l'ho fatto dopo. Così, a cavolo, l'amore è precoce. Wow, cioè questo è precocissimo. Hai mai leccato per terra? Oddio, meno male. Meno male che era per terra. No, no, ragazze, perché mai dovremmo leccare per terra? No, 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 no. Se c'è la cioccolata. Sì. Ancora, mi hai pensato di tornare con il tuo ex e di abbandonare Dario, addirittura abbandonato. Abbandono. Allora, mi hai pensato di tornare il tuo ex e abbandonare Dario? No, no, assolutamente. E mi hai pensato che Carita fosse una ragazza opportunista, non so cosa, opportunista forse, mi hai pensato che fosse una ragazza opportunista, cioè magari che ho dei miei interessi e ti voglio sfruttare? Se sì, perché? Hai mai detto una bugia così grossa da farti rompere un'amicizia durata da anni? No, mai. Sono la persona più leale e sincera di questo mondo, dare la vita per gli amici, fidanzati, per la famiglia. In futuro vorresti avere dei bimbi? E se sì, come le chiamereste? Sì! Sì. Allora, io chiamerei un nome particolare, tipo Marika, qualcosa di bello. Sharon. Sì, Sharon. Aspetta, com'era quell'altro nome che mi piaceva? Christian. Francesca, anche bello. Francesco, che bello. Sì, Leopoldo. Leopoldo, che nome è Leopoldo?
Ah, quello ha fatto la fortuna con le sfogliatelle, lo vuoi? Che c'entra quello con le sfogliatelle? Si parla di ciclo, ragazze. Allora, hai mai avuto dolori forti legati al ciclo, no, tanto da pensare di andare in ospedale? Sì, purtroppo sì, ragazze, ma no. Vi giuro, ho avuto dei dolori, sì, a volte capita, lucidante, non sempre, ma dei dolori che è vero che piangevo a volte, lui diceva andiamo in ospedale, sì, cioè stavo proprio male. Per dare, se un giorno Kalida dovesse rimanere incinta durante i dolori del parto, tu le starei vicino e cosa le diresti? Questa sì, è bella. Direi amore, tranquilla, adesso nascerà un carro. Stai tranquilla. No, vero, tu assisteresti al parto, no? Non lo so perché. Io penso che non ti conviene, perché io tipo quando parto di dato che a me. Allora, a me qualsiasi cosa mi succede nella vita, ragazza, dove sapere che ho una soglia del dolore pari a zero. Cioè, zero, mi fai così, io oddio, sto male, io ti faccio male. Qualsiasi cosa mi succede in un ospedale, una cosa, mi dicono, oh mio Dio, ogni volta che vado con mia mamma o con mio fidanzato, mi dicono, mamma mia, cioè, questo giorno quando partorirà sarà la fine. Quindi io partorirò, mi darò le botte in testa, mi prenderò droga, io prenderò la mazza da baseball, io bravo, tu stordisci, perché io voglio sentire. Faccio l'anestesia. Vabbè, comunque sarà epico il mio parto, ragazze. Lo vloggeremo, faremo il registrerò. Hai preso in giro una ragazza? No. No, lui è bravo, è bello. Oh, perché? Perché? No, lui, ma a parte scherzi, lui ragazze, è ragazzi, ragazzi, comunque una cosa importante, non prendersi in giro di l'altra persona. Il cuore è fragile. Tanzam! Ai guri ragazzi, comunque Dario si è dimagrito. Vabbè, ma qua, non è più un video ai mai, è un video chiacchierato. Grazie, perché... ragazzi. Sì, poi faremo il video del dimagrimento di Dario. Però devo vedere altri 5-6 kg. Sì, amore, quando mai? Voi siete troppo secco. No. Hai mai dormito in macchina? Sì, sì, voglia, in macchina ho fatto di tutto. Un sacco di volte. Sì, a volte sì. Vabbè, non commentiamo. Sì. Hai litigato di brutto con Dario e cosa hai pensato? Ti seguo sempre, grazie. Io si chiama. Io. Un bacio grande. Litigato di brutto? No. Tu, amore, non hai più cartelli. No, io diciamo che anche tu con me non abbiamo mai litigato proprio di brutto, perché diciamo non veramente, non siamo molto in sintonia come carattere, siamo molto simili e siamo molto pacifici. Sai cosa succede se li dico con me? Ma tu sai cosa succede se litighi con me? Comunque non litighiamo mai pesante e dato. Domani c'è la febbre. Quelle cose che... Ma dai, smettila. Poi, siete bellissimi, il vostro amore vi dà una luce speciale. Questo vostro grande sentimento che la vita vi sorrida sempre. Grazie. Laura. Ciao Laura, anche a te. Che bella coppia innamorata e felice. Grazie Pasqualina. Un bacio grande. Ciao Pasqualina. Hai mai pensato al tuo ex? Ancora! Abbiamo capito che la domanda più richiesta quando eri ancora donna, anche ai primi tempi. Donna. Sì, ai primi tempi un po' sì, perché comunque sì, non ragazzi, stata all'inizio ansia, sì, io lo diceva sempre. Perché io sono stata una vita comunque con mio ex ragazzo, che comunque, cioè secondo me questo video lo stava vedendo anche lui, tutta la sua famiglia e tutti i suoi amici sicuramente. Ciao! E quindi no, niente, a parte scherzi, sicuramente all'inizio comunque è dura, dopo una vita passata con un'altra persona è veramente difficile, però comunque lui ha colmato bene tutti i vuoti, perché comunque è una persona molto passionale, molto veramente, non mi ha mai fatto sentire sola, quindi va bene così. Fatto sesso a distanza, no vabbè, questo mi mancava, che cos'è sto sesso a distanza? Sesso a distanza, come si fa sesso a distanza? No, a distanza. Non lo sappiamo fare a distanza. Mi hai fumato una canna? Ah, ma hai fatto niente la tua vita, fuma subito la canna e prova questo esperienza. No, ragazzi, non fumate mai. Io l'ho fatto, vabbè, quando ero più piccola, però è una cosa sbagliatissima. Mette la salute. No, ma è una cosa bellissima, perché sbagliato, comunque ragazzi, io sono anche contraria, comunque, però, cioè, se uno lo vuole fare lo fa, a me non me ne frega nulla, non giudico nessuno, però io non lo farei, perché comunque è una cosa che va anche a danneggiare le cellule cerebrali, vabbè, fa male. Anche la droga leggera, io sono contraria, quindi fa male, se uno lo fa, vi ripeto, non giudico, però io l'ho fatto a volte in passato quando ero più piccola, sai, come ti bevi il cocktail, ti fumi la canna,
però non lo farei né mo né mai, comunque fa male, veramente ti brucia le cellule cerebrali, quindi no, non fatelo, non fumate, no, raga, fumate. Non fumate, piuttosto mangiate, mangiate il cioccolato, ma non fumate. Poi hai detto una bugia al tuo ragazzo e poi sei stato scoperto, una bugia. No, perché io bugie non è. No, ma neanche io veramente non riesco, a me poi si vede tutto. Poi se voi lo vedete. No, non si dicono le bugie, io sono molto bugie molto... hanno le gambe. Ma no, raga, io odio chi mi dice le bugie, mi arra, anche su una stronzata. Dicono le bugie perché è proprio come prendere in giro una persona. Cosa, amore? Come si è tolto. Forse una bugia che hai detto. Oddio, ti che sta te la bugia. Poi, a me fate il tuo fidanzato con un suo amico, mi salutate, mi chiamo Angelica. Ciao, ciao Angelica, no. Ti mando un bacio grande. No, no, perché secondo me non ci sarebbe una cosa più brutta di tradire il tuo fidanzato con un suo amico. A parte tradire è proprio brutto. A parte il fidanzato. E io non... Cioè, non c'è nel mio vocabolario. Non esiste proprio tradire una persona che tu ami e comunque che state insieme, un rapporto sincero, a me non mi è mai capitato. Perché comunque è una cosa bruttissima ferire i sentimenti di questa persona e soprattutto con un suo amico, cioè veramente sarebbe una, è come una pugnalata. Quindi sicuramente non fatelo, veramente non fatelo, piuttosto troncate il rapporto. Ma non tradite. Se volete andare con un'altra persona, io veramente non lo capisco comunque il tradimento, non lo so, comunque io sono sempre a favore della sincerità e dell'onestà, perché vi giuro, viva c'è una la cosa sincerità. Più bella della sincerità. E qui il mio rapporto lo basati sempre sulla sincerità, non solo quelli amorosi, anche le amicizie. Anche se le domande ci sarebbero ancora, però concludiamo qua questo video perché sennò viene davvero lungo, lunghissimo, è già venuto lungo. Vi ringraziamo per aver visto questo video, lasciate un like se vi piace Dario. Riempite, bombardateci di like per Dario, così prego. Prossimo video io truccherò Dario. No! Sì! E poi faremo anche un altro video di assaggi, snack e cose di cibo perché vi piacciono, sappiamo che vi quello piacciono. Quello sì, ragazzi. Vi mandiamo un bacio grande e vi aspettiamo ciao nel nostro shop. Carita Shop. Carita Shop a Quarto, via Santa Maria 95. Abbiamo fatto tutte le cose natalizie, veniteci a trovare. Stiamo facendo delle film. Ciao, ciao. Buon Natale. Buon Natale. Ciao, ciao. Ciao.